Ci troviamo con il regista Tony Morgan, l'ennesima fatica cinematografica, a breve infatti inizieranno le riprese del Giornalista. Sì, intanto ciao Rita, grazie dell'invito. Sì, abbiamo appena finito circa un mese fa solo Il coraggio di non farlo, abbiamo girato a Taormina, Castemmola, Isola Bella, abbiamo dato le location che erano straordinarie, voglio dire. Circa proprio un mese fa, un po' prima, un anno prima abbiamo fatto 8 euro, ma i corti che stanno avendo un grandissimo successo. Ecco, Leonardo è un'altra fatica, questa qui, straordinaria, ogni volta devo dire anche... Perché è importante, voglio dire, non chiudere gli occhi anche sui problemi che sono lì. Solo Il coraggio di non fare era la storia di un imprenditore che si è trovato da solo, credeva di avere tanti amici. È la storia attuale, no? Finché stanno bene, si vogliono bene, quando uno ha bisogno scompaiono tutti, spariscono tutti. Poi con Leonardo siamo messi a tavolino e ha detto che facciamo? Facciamo un altro tema sociale, quello che è sul bullismo. Il bullismo giovanile, i teenager sono 12-14 anni, poi abbiamo un bullismo un po' più diciamo, annoiato, quelli 18-19 che 20 anni. Sono due tipi di bullismo diverso, uno che è già in concreto e uno invece sta per iniziare, quello dei nostri giovanissimi. Ecco, questa è una cosa importante, noi in questo vogliamo far capire gli occhi proprio ai genitori, per far capire ai genitori cosa fanno i nostri figli quando sono fuori, non sono a scuola, con i cellulari, il computer, cosa va. In questo caso stanno ricattando una ragazzina, una loro compagna, poi alla fine questa ragazzina si ribella, come è giusto che sia, strappa il cellulare e quello gli dice stai attento se tu non continui a pagarci la colazione, noi mettiamo in rete ciò che noi abbiamo sul cellulare. Io non voglio sapere cosa ci hanno, io voglio sapere il gesto che è importante. Poi quel bullismo delle cose, ci sono altre cose, però c'è anche un momento di ilarità, simpatia, perché sono io con una fotografa che andiamo a caccia, sono il vecchio giornalista di paese, ho scelto Esther Condorelli perché veramente oltre che bella e brava, poi è una professionista straordinaria. Attraverso questo film quindi si vuole valorizzare anche la stessa Sicilia, dato che verrà girato in diversi posti qui in Sicilia. Sì, come ben dice, appunto, il nostro obiettivo è stato appunto quello, cioè nel senso abbiamo affrontato questo filone di queste tematiche sociali e contestualmente abbiamo contrastato quelle che sono queste tematiche molto delicate a quelle che sono le bellezze delle nostre location siciliane. In solo abbiamo girato appunto a Taormina, Castelmola, Isola Bella, nel Giornalista gireremo a Gioia Samarea, a Sant'Agata di Militello, torneremo ancora su Castelmola, quindi di volta in volta in pratica andiamo a valorizzare determinati tipi di location. D'altronde il film è un prodotto made in Sicily, in tutto e per tutto, dagli attori, dalla produzione, dallo staff, e quindi appunto portiamo avanti questo nostro discorso andando a scontrare con produzioni nazionali e internazionali, portando avanti queste tematiche e queste location siciliane bellissime. C'è un tema dominante in questo film, un tema musicale? In quest'ultimo? C'è la straordinaria, vulcanicità del protagonista, per cui le musiche andrebbero fatte e sono state fatte appioppandole un po' a questo personaggio e cercando quindi di renderle il più verosimile possibile. Poi voglio dire che dopo la produzione di Solo si è creato con il regista, l'attore, un'empatia particolare, per cui insomma sono contento di far parte di questo team. Non resta che salutarci in attesa quindi della visione di quest'ultimo film. Sì, intanto io ti ringrazio te, ringrazio te la televisione, che i miei amici che siamo qui, spero che la nostra televisione abbiate fortuna anche voi perché siete bravi e non vi resta altro che vedervi il prossimo film, Solo Il coraggio di non farlo, che fa a giorni e su YouTube a livello nazionale.